Le attività e il valore che hanno nella terapia occupazionale. Dopo aver parlato a lungo della terapia occupazionale, di quali sono i grandi vantaggi che ci può portare, oggi andiamo a vedere un po' più nello specifico uno degli strumenti in fondo di questa terapia. Ne parliamo come sempre con un'esperta che torna a trovarci, terapista occupazionale, la dottoressa Alessandra Palieri. Bentornata. Grazie, ben trovata. Grazie mille. Allora, dottoressa, suggeriamo anche ai nostri ascoltatori di andare a cercare, come dice Regione Lazio, gli altri approfondimenti su questi temi, perché poi sì, è un percorso che abbiamo fatto, interessante, e per molti sarà molto utile. Ora entriamo proprio in un dettaglio, in fondo, affondiamo un po'. Sì, arriviamo al cuore. Al cuore, andiamo a capire quindi questo, le attività intese proprio come fare cose, cioè l'occupazione, il termine occupazionale vuol dire proprio occuparsi in attività che non sono quelle lavorative ma sono quelle del fare. Esatto. Quindi nella vita occupazionale il nostro motto è essere nel fare. Essere nel fare, che è molto ermetico, ma che alla fine capiremo perché è importante, sì, essere nel fare. Le attività di vita quotidiana sono alla portata di tutti, poi ci sono le attività lavorative, ci sono gli hobby, ci sono le nuove attività, per esempio riabilitazione anche in campo neurologico, si usano le cose, le attività di vita quotidiana perché le sapevamo fare, quindi la memoria procedurale l'abbiamo già, la dobbiamo riabilitare, certo, attraverso il fare, quindi dal vestirsi a lavarsi i denti è solo di base. Ma anche se non siamo in ospedale, se stiamo bene, utilizzare l'attività di vita quotidiana è uno strumento di decompressione mentale molto potente. Ecco, questo è molto interessante. Perché per decomprire la mente non serve, non so, un apriscatole, ma serve un'attività che impegni la mente in qualcosa da fare. Questo non è una novità, cioè è qualcosa che si sa da tanto, ma la terapia occupazionale infatti ha posto le sue basi proprio su queste basi teoriche e applicate fin dagli antichi. Mm-hmm. Utilizzavano cioè il filosofo non filosofeggiava solamente, no, faceva cose, il pittore, quanti artisti hanno poi creato delle cose magnifiche e hanno dato sfogo magari alla loro pazzia. Sì, vero. Quindi pensiamo a Dalì, ma anche in fondo anche a Michelangelo. Tantissimi, quindi quanto ci può essere di bello, per esempio, nello scaricare la tensione nel suonare o nello scolpire, certo, qualcosa, certo, con il martello. Ecco, adesso ci sono le stanze dove vai e spacchi tutto. Sì, è vero, stavo per dire, pensiamo che adesso l'evoluzione di questo è vado e spacco tutto. Invece ci sono per esempio delle tecniche di respirazione forzata che aiutano le persone. Per esempio la respirazione è uno strumento che aiuta tantissimo le persone a gestire anche gli stati d'ansia, le preoccupazioni. Ed è qualcosa che noi possiamo, cioè l'attività è qualcosa che abbiamo a disposizione dal momento in cui ci svegliamo al momento in cui andiamo a dormire. Quindi se noi impariamo a prenderci 3 minuti su una giornata di 24 ore sono inesistenti, sono 3 minuti, ma quei 3 minuti sono basilari, come si dice, non andare, se digiuni il metabolismo non parte. Ecco, se non ti prendi 3 minuti per te di consapevolezza, di serena pensare a nulla, sei già partito col piede sull'acceleratore nella giornata. Quindi fare qualcosa, per esempio preparare il pranzo evitando di pensare per esempio a tutta la giornata, quel minuto in cui per esempio stai, non so, condendoti l'insalata, mm-hmm, fallo con le mani, cioè tocca l'insalata, senti la differenza, annusa, chiudi gli occhi, senti, eccetera. In quel momento il cervello già parte rilassato, e se parte rilassato, diciamo che parte da un'asticella verde, non parte già con l'asticella rossa, e quando arrivi la sera c'è il fumo che esce. Certo, no? Sì, è vero. Quindi vero. L'attività è uno strumento distensivo,
gli hobby sono attività che utilizziamo e durante, diciamo, la mia attività con i pazienti io ho inserito anche lo strumento del facilitatore ambientale, cioè il fare le passeggiate. Ecco. Fare una passeggiata ormai, soprattutto dopo epoca post-Covid, i trekking sono diventati infiniti, hai un'infinità di possibilità per fare trekking. Per fortuna, diciamo. Per fortuna, assolutamente, perché il contatto con la natura è stato quasi una richiesta istintiva, no? Abbiamo voluto il contatto con la natura. Certo, certo. Perché il corpo è intelligente, sa cosa gli fa bene. E ci è voluto il Covid per insegnarglielo. Tanto la privazione, ecco. Quindi che una delle cose positive di almeno di un'epoca nera e buia è stato che le persone hanno riscoperto, sono piombate dentro loro stesse. Certo. Quindi l'interesse a avere quel momento, ecco, per esempio durante il Covid la terapia occupazionale è stata in tutte le case senza saperlo. Quindi si faceva il pane, vero, si facevano i dolci, si facevano altre attività. Sì, ecco. Per cui quell'andrà tutto bene a un certo punto è diventato andrà tutto stretto, però. Però in quel però in c'è quel stata momento, molta ripresa, anche molto amore. Sì. Esatto. L'attività ha tenuto occupate le persone in un momento di chiusura. Esatto, no, questo è comprensibile. E durante i trekking che faccio sono più cammini. Di mental hiking, cioè camminare a passo lento, non per consumare le suole, ma per conoscersi. Allora, la guida all'esterno ti mostra, ti illustra, non so, le varie tipologie di piante, di alberi, non so, il fungo, il fiore, eccetera. E io ti faccio esplorare il mondo di dentro attraverso il facilitatore ambientale che è fuori di te. Quindi l'ambiente esterno diventa uno strumento. Che cosa ci offre? Una chiesa in rovina? Ok, lavoriamo su quanto è importante per te il corpo come tempio. C'è un bosco? C'è dell'acqua? Quanto è importante, per esempio, la conoscenza di quanto è dello scorrere del sangue, di sentire il battito cardiaco e quindi percepire le sensazioni all'interno evocate, diciamo, dal genius loci che vive nel mondo esterno. Certo. Che da sempre i romani, che erano abbastanza intelligenti, avevano una gran cultura della salute fisica. Eh beh, sì, è vero. E utilizzavano anche lo stare nella natura, quindi le terme sono nate con loro, no? Certo, sì. E se adesso avessimo, la possibilità di avere un piccolo bosco in ogni ufficio, però già in alcuni grattacieli sta succedendo, no? È vero. Verde. Per esempio, in alcune strutture ospedaliere, nel lattico, è nato l'orto. Sì. Perché l'attività dell'orto è proprio tipica della terapia occupazionale. Sì, sì, immagino. Anche perché è molto bella, in verità, cioè coltivare una cosa, vederla crescere, esatto, raccoglierla, è una cosa molto bella. Sì. Una pianta che muore lascia comunque un significato. Quindi anche l'orto diventa consapevolezza. Certo. Ma suonare, per esempio, nel campo della riabilitazione urologica, spesso non so, è capitato che un paziente suonava la chitarra, e quindi la memoria procedurale c'era nel suonare lo strumento. Abbiamo utilizzato la chitarra per aiutarlo a recuperare il suo danno neurologico, quindi aveva avuto un'ischemia e un'emiparesi, e quindi attraverso facilitatori che sono dei tutori degli strumenti, però il suo cervello sapeva già come si suonava, si era interrotto il meccanismo. Certo. Quindi laddove non si può recuperare perché c'è la lesione, il cervello sa costruire e compensare fra i due emisferi delle funzioni. Non tutte, ma si può sopperire con questo, quindi costruire nuovi percorsi neurali attraverso il fare, quindi essere nel fare, questo è il senso, quindi fare cose per essere, mentre fai cose sei tu e il mondo fuori non esiste se riesci a isolarlo. E anche guardarsi allo specchio mentre ti trucchi, prova a guardarti in un modo diverso, come se ci vedessi per la prima volta. No, ma cambia proprio l'ottica, perché in fondo questo avere da fare cose diventa un'altra risorsa, quindi devo stendere i panni, devo fare questo, e poi diventa un wow, adesso devo stendere i panni,
ho quei 10 minuti in cui mi concentro su e questo e non faccio altro. E non faccio altro. Mamma, mi aiuti? No, no. Devo pulire i vetri. E non dai ascolto a niente. Esatto. Ma solo a, per esempio, hai mai pensato quali muscoli usi quando stendi i panni? Già, no. 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 Oppure, per esempio, non hai tempo per fare ginnastica. Sai quanto tempo ci metti a lavarti i denti bene? Anche dai 3 ai 5 minuti. E se li fai squat, hai fatto 5 minuti di squat. Anche di squat. No, per esempio. Sì, sì, okay. tutto diventa un valore. Ogni minuto diventa un valore. Alla fine, quando hai costruito il percorso su misura per te, come se fosse un vestito su misura, certo, che sta solo a te, perché con la cassetta degli attrezzi che tu mi porti, con la storia occupazionale e tutto quello che hai, con cui ti racconti, il tuo linguaggio, certo, le tue memorie, tutto quanto, quindi esce fuori una bella cassetta degli attrezzi personalizzata, piena di strumenti con i quali posso aiutarti a migliorare la tua qualità di vita. Che può diventare, vista in quest'ottica, davvero molto ampia, cioè smetteremo di lamentarci. È pericoloso. È pericoloso addirittura, è una droga addirittura. Beh, però ne hai connotati, perché poi no, la sensazione perché è di stare bene. Allora, ci sono strumenti che il corpo ci manda e possono essere inseriti nella cassetta degli attrezzi, come anche delle fotografie, ok? Per esempio, la depressione è qualcosa che fa visita quasi a tutte le persone, almeno una volta nella vita. Ma James Sylvan riteneva la depressione come un incubatore. Nel momento in cui sei in depressione, non la buttare via, stacci dentro, ci starai meno, ma ci starai di qualità e scoprirai cosa ti sta raccontando, che cosa ti dice. Invece di starci mesi e poi dover ricorrere a lunghe terapie, cioè, quando inizi, ascoltala, prenditi quel giorno per stare nella grotta come fa il leone quando è ferito, goditi quel momento di tristezza. Se lo fai con consapevolezza, non diventa più una cosa brutta, non l'hai buttata, l'hai usata. Perché sprecare il nostro tempo? Ma utilizziamo tutto quello che ci succede, il bello e il brutto, tutto è utile e può avere il suo lato positivo. Le discipline orientali ce lo dicono, cioè il Tao, il bianco e il nero, è vero, il mischiato, no? E quindi però noi quella parte, non c'ho tempo per quelle cose. In realtà poi dopo tante persone è capitato di sentire, ma adesso che stai male, come ti senti? Ti piace di più? Ti piace di più adesso o prima? No, adesso. Perché adesso? Stai male? No, perché adesso sono una persona migliore. Sono diventato, ascolto di più, sono più tranquillo, eccetera. Quindi addirittura diventa un valore aggiunto, non esatto, è più un problema. Certo. L'importante è essere nel fare, nel fare e fare per essere. E fare per essere. Visioni forse un po' scomode all'inizio da accettare, vero? Sì. Però sicuramente promettono proprio una vita serena, devo essere sincera. www.larosadigerico.wordpress.com, troviamo ogni informazione, troviamo i contatti della dottoressa in modo da poter chiedere aiuto, consiglio, confrontarsi, fare un trekking insieme, provare un'esperienza nuova, vedere che effetto ci fa, che poi fondamentalmente è quell'uscire dalle comfort zone che a volte migliora, esatto, in sé la, sì, qualità di vita. Dottoressa, davvero la ringrazio moltissimo. Grazie a voi.